c'è già è stato detto tutto, Paolo ha fatto il quadro, Michele ha parlato, però fatemi ringraziare le quattro persone che hanno portato avanti questo grande risultato. Federico Sandrone e Alessandro Mortarino sono stati, insomma, io non so quale pazienza va aiutato, perché capisco che sta dietro persone assolutamente fannullone come me, è stato difficile, moltiplicato per 75 sarà duro. Poi c'è Michele Munafò che veramente sta continuando in questa opera sistematica preziosa che verrà alla luce col tempo, ma insomma che persone come noi lo ringraziamo sempre. E poi c'è Cristiana Mancinelli Scotti, il motore, no, organizzativo di questa storia. Qual è la novità che io vedo in questa straordinaria occasione, insomma, il varo di una legge di iniziativa popolare, né? Sono 30 anni più o meno che le leggi vengono scritte e fatte approvare al Parlamento da altri centri di potere. Mi spiego meglio, nel 1985 c'è ancora una dialettica dentro il Parlamento, perché c'è la prima approvazione della prima legge del condono edilizio, quindi il primo cuneo, no, nella pianificazione pubblica. Qualche mese dopo Galasso, appena scomparso, ha portato all'approvazione del Parlamento la legge fondamentale, quella che ancora oggi è il baluardo della difesa del territorio, che è stata qua e l'ha toccata, ma insomma quello rimane, non ce la toccano più, se siamo bravi. 1991 legge sui parchi, insomma c'è ancora, il legislatore ancora ha questa cultura che si è creata negli anni 70 e che indirizzava tutto il pensiero progressista verso la tutela del bene suolo, del paesaggio, della bellezza, eccetera. Questa storia finisce, come dice sempre Paolo Maddalena, con il neoliberismo, quindi dagli anni 90 non c'è più dialettica, tutte le leggi vengono scritte in chi ha il potere del mondo, più che delle costruzioni, se posso dire, del mondo della proprietà edilizia, che è un altro mestiere. Quindi se noi cominciassimo a ragionare, non so come, perché veramente sarà una sfida difficile, a ragionare insieme al mondo della produzione edilizia, poi dirò che loro sono colpevoli per un paio di cose, ma insomma lì c'è ancora un pezzo di intelligenza che vuole lavorare sul riuso del patrimonio abitativo, ma è la proprietà edilizia che voglia, si indirizza tutto il corpus legislativo. E allora comincia la serie dei condoni edilizi, comincia il piano casa del governo Berlusconi. In realtà è un piano casa che viene condiviso da tutte le regioni e tutti noi sappiamo che la gran parte delle regioni sono a guida del centro-sinistra in quel periodo, siamo alla fine degli anni 2000. Perché fanno il piano casa? Perché scoppia la bolla immobiliare, quindi c'è gente che, come ha detto bene Paolo, cioè c'è un pensiero dietro queste leggi, quindi loro capiscono che è finita la cuccagna nel 2008. E la cuccagna deve continuare ad ogni costo, perché loro traggono un reddito infinito da questa distruzione del territorio, e dunque c'è l'invenzione del piano casa. Il piano casa viene attuato da tutte le regioni, e che porta al piano casa a continue evoluzioni, cioè tutte le leggi urbanistiche regionali, tutte, ad eccezione di quella della Toscana, che invece, come sapete, è elemento, no, connotativo di un altro pensiero, grazie appunto all'assessore. Tutte le altre leggi regionali, a cominciare da quella pessima che qua cita da Paolo dell'Emilia Romagna, è la svendita al privato di una funzione pubblica, cioè il governo del territorio, il governo delle città è pubblico per definizione, viene delegato al privato sulla base legislativa. Questo è il dramma, cioè prima era fatto su prassi, adesso ci sono leggi che codificano questo intervento. La cosa ancora più sconcertante è che con tutte le leggi che ormai vengono fatte a fotocopia, c'è stato un gruppo, quelli proprio emiliani romagnoli, bravissimi, due consiglieri d'opposizione che vengono dal nostro mondo, cioè da gente che appunto
vive, no, di comitati, della cultura dei comitati, che hanno scoperto che c'erano state delle proposte da parte dei costruttori regionali e di Confindustria che erano state prese pari pari dal legislatore Emiliano Romagnolo. Quindi è chiaro che qui c'è una direzione molto sofisticata, no, che orienta la legislazione nazionale. Vi ricordate il caso dei pozzi petroliferi in Lucania? Si dimise una ministra, insomma, perché aveva firmato una legge che proveniva da Confindustria, uguale nell'Emilia Romagna. Ma non c'è solo questo, ci sono tutte le leggi di rigenerazione urbana. Tra poco la strepitosa associazione fondata da Paolo Maddalena impugnerà quella della Regione Lazio, che dice, come tutte le altre, però la Regione Lazio arriva come ancora, l'ultimo che arriva peggiora sempre quello che è stato fatto. All'articolo 6 dice che a prescindere dai piani urbanistici si può demolire e ricostruire in ogni luogo, ad eccezione dei centri storici, sono stati molto veramente colti, cioè i centri storici non si demolisce e ricostruisce, meno male. Si demolisce e ricostruisce in tutte le zone di Villini, di Roma, di Viterbo, di Latina, eccetera, eccetera, con un aumento secco del 30% di volumetria, cioè questa è follia. Noi ci troviamo a Roma, in questo frangente, che attraverso il piano casa dell'amministrazione Zingaretti, noi andiamo al voto da 3 giorni, io lo dico come elemento di ragionamento. Zingaretti ha fatto una legge del piano casa che sta permettendo la demolizione di 21 villini nella zona più bella della prima espansione fine 800, inizi del 900 di Roma, cioè nella zona del quartiere Coppedè, nella zona che scende da Villada e che risale verso la via Noventana. Insomma, quella grande valle urbanizzata era sistemata a villini. Questi villini ne sono stati demoliti 2, e tra un po', con l'articolo 6 della rigenerazione, potranno essere demoliti. Quindi questa legge va impugnata perché è assolutamente incostituzionale. Ultimo punto, poi finito. Qual è l'altro elemento su cui stanno? E lì lavorano tutte le regioni, qua dobbiamo essere noi, no? Come dire una cosa. Loro stanno abrogando l'obbligatorietà delle erogazioni pubbliche del decreto ministeriale 1440. Questo dice la legge della rigenerazione della Regione Lazio, sempre Zingaretti. Quello è un principio che sta alle basi, non sta in Costituzione, del 68, ma insomma sta alle basi del vivere civile, cioè è il fatto che non si può fare a meno di erogare dei servizi territoriali alla popolazione. Viene derogato anche questo, cioè stiamo arrivando, come diceva Paolo ancora una volta, all'imbarbarimento, ma del resto l'imbarbarimento del trasferimento dei poteri pubblici al privato, l'imbarbarimento è che tra un po' spariscono anche le parti pubbliche. Allora, chiudo dicendo 2 cose. Questa è la straordinaria novità che di fronte alla curva, no, sistematica della demolizione del governo pubblico del territorio, un gruppo di cittadini intorno a questa strepitosa associazione Salviamo il Paesaggio fa una legge perché nessun partito pensa più a questo. Quindi è una novità, sinceramente. No, guardate, questo poi torna tutto, non è domattina, ma rimarrà nella storia di questo paese che c'è stato un gruppo di cittadini che autonomamente hanno elaborato una legge efficacissima, scritta perfettamente e che può funzionare, che va al di là delle volontà. Quindi vorrò vedere, no, nel prossimo Parlamento, nei prossimi consigli regionali, chi non seguirà questa legge, che è praticabile, eccetera, eccetera. E allora questo è il grande merito di questa proposta di legge di Salviamo il Paesaggio. Io ci aggiungo che noi dobbiamo fare un altro sforzo su cui stiamo ragionando. Noi dobbiamo costruire una proposta di legge urbanistica, di riforma urbanistica nazionale, perché tutte le leggi, quella dell'Emilia Romagna, vengono dalla legge Lupi, perché quella diceva, guardate che insomma qua è finito, c'è la contrattazione pubblica e privata. E allora, siccome non sono riusciti a passare in Parlamento, perché li abbiamo bloccati, passano con tutte le regioni. E quindi dobbiamo essere noi, con lo stesso metodo di lavoro, quello appunto della spazio.
spinta dal basso a fare una proposta di legge sulla, sulla riforma urbanistica. Mo diciamo, questo è uno scoop, cioè un dissenso profondo con Paolo Maddalena. Mo vi dico perché, perché lui ha detto alla base delle azioni c'è un pensiero sbagliato, cioè qui non c'è nessun pensiero, nel senso che c'è questa cosa della che cito sempre, della la fiera del libro di Francoforte, no? Tirò fuori 2 anni fa, ormai, perché loro vanno in auto, 2 anni fa tirò fuori questa cosa stupenda, dice no, i manager non leggono nemmeno, i manager, quelli che tirano i fili dell'economia che dici tu, non leggono nemmeno un libro durante la... Oh, dice, signore Dio, e come è possibile? Questo mondo dove va? Non leggono un libro, questo dice è la statistica. Certo, e quindi questo non è un pensiero. No. E allora qua vi cito solo, perché l'ho ripreso in mano da poco, lo cito sempre perché è un mezzo, insomma, grandi... Se pensassero non accetterebbero il pensiero. E quindi i grandi personaggi, no, che hanno fatto la cultura a cui mi sono formato, no? Benevolo scrive una cosa meravigliosa sulla distruzione di Bo, cioè questa incredibile costruzione che viene dal Medioevo, poi Bernini gli fa qualcosa di sublime, però tenendo conto del tracciato della via di Borgo che va direttamente al portone, no? Allora Benevolo dice: due spensierati architetti hanno demolito il sogno di 400 anni di costruzione. Spensierati, questi sono sciagurati spensierati. Allora noi dobbiamo contrapporre sulla bilancia a degli spensierati che stanno distruggendo le città e il paesaggio, delle leggi fatte di pensione da persone pensanti, come diceva il Cardinal Martini, e che rivolteranno la legislazione in questo paese. Grazie.